Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti o bentornati sul mio canale. Prima di iniziare con il video di oggi volevo fare qualche annuncio, dirvi alcune cose importanti. La prima è che ho intenzione di fare presto un video Q&A in cui rispondo alle vostre domande, quindi se avete qualche curiosità, qualcosa da chiedermi, mi raccomando lasciatemi la vostra domanda giù nei commenti, oppure su Instagram, oppure sul post della community che ho fatto ieri, in cui vi ho chiesto appunto di farmi qualche domanda per questo video. Quindi mi raccomando, se avete qualcosa da chiedermi, approfittatene ed era un sacco di tempo che non facevo un video Q&A, quindi volevo appunto fare questa cosa e chiacchierare un po' con voi, visto che sapete che è una cosa che mi piace molto fare. Secondo annuncio, volevo ricordarvi che domani è l'ultimo giorno per approfittare dei cyber sale sul mio shop online di Cristalli, quindi se volete comprare qualcosina per voi o comprare qualcosa per dei regali di Natale, è tutto scontato al 15% fino a domani, quindi mi raccomando approfittatene. Anche qui trovate il link del mio shop online nell'info box. Terzo annuncio è che sempre domani parteciperò a Palinsesto Femminista di Cima de Rapa di Irene Fakeris sul suo profilo Instagram. Per chi non lo sapesse, Palinsesto Femminista è una serie di dirette su Instagram che poi diventano dei podcast in cui si parla di diversi temi legati al femminismo e io sarò ospite per parlare di femminismo in moda sostenibile. Quindi mi raccomando, non perdetevi questa diretta se vi interessa questo tema, sapete che ne parlo tantissimo anche qui su YouTube. Quindi vi lascio anche qui il link al profilo Instagram di Irene per iscrivervi prima di tutto perché Irene è straordinaria, io l'adoro, la seguo da tantissimo tempo anche su YouTube, quindi dovete assolutamente seguirla anche voi e soprattutto per non perdervi la puntata di Palinsesto Femminista domani alle 18 in diretta. Poi ovviamente la diretta verrà salvata, quindi se non ci sarete la potete recuperare anche dopo. E ho finito con gli annunci, scusate una intro lunghissima, ma avevo accumulato un po' di cose da dirvi e direi di iniziare con il video di oggi, che è un video sui preferiti dell'ultimo periodo. È un video che mi piace molto fare, ne ho fatto soltanto uno in passato, ma mi è piaciuto molto consigliarvi alcune cose. Non riesco a farlo mensile, io lo faccio un po' così quando ho accumulato un po' di cose da consigliarvi e direi che è arrivato il momento di consigliarvi qualcosa. Sono tutte cose che adoro di diversi ambiti, diverse categorie e spero che possa essere utile anche a voi. Magari vi do qualche consiglio per qualche brand, qualche prodotto, qualcosa che non conoscevate. Iniziamo subito dalla categoria beauty, che ho sempre abbastanza cose da consigliarvi. Anche nello scorso video dei preferiti vi ho consigliato qualcosina di molto interessante. Partirei da questo balsamo per capelli ricci, zero waste, perché è in una confezione in alluminio, quindi non è in plastica, e già solo per questo merita di finire nei preferiti. Sapete quanto mi esalto quando trovo brand che fanno confezioni zero waste sostenibili senza usare plastica. In questo caso parliamo di una confezione in alluminio del brand Allegro Natura, che ho trovato sul sito Macrolibrarsi, perché ho iniziato a testare prodotti nuovi per i capelli. E voglio assolutamente portarvi un nuovo video sulla mia haircare routine che ho già fatto qui sul canale tantissimo tempo fa ormai e è cambiata completamente la mia routine. Non perché non mi trovassi bene con quella vecchia, ma semplicemente perché io adoro provare prodotti nuovi. Quindi cambia sempre la mia routine e adesso sto testando dei prodotti che mi piacciono particolarmente, quindi meritano di essere menzionati sul canale. Fatemi sapere se vi può interessare, anche perché i miei capelli intanto sono cresciuti tantissimo e anche il modo in cui li devo trattare è cambiato. Quando ho fatto quel video avevo una media lunghezza, credo mi arrivassero più o meno qui. Questo fa parte della mia nuova routine, piccolo spoiler, e lo adoro. Avevo letto delle recensioni su questo balsamo un po' contrastanti, alcuni lo adoravano, alcuni no. Molti dicevano che non funzionasse molto, non piaceva a molti il profumo, invece è una delle cose che adoro di questo balsamo. Ha un profumo pazzesco, è molto forte, non è un profumo delicato tipico dei prodotti bio, è molto forte, quindi se non vi piacciono i profumi forti evitate, io adoro. E soprattutto mi lascia i capelli molto morbidi, è uno dei migliori balsami che abbia mai provato, quindi ve lo consiglio, ho già parlato 2 ore solo del balsamo. Andiamo avanti con un altro prodotto di bellezza beauty, insomma, è questo allume di rocca. Per chi non lo sapesse è un deodorante naturale e prima di utilizzarlo bisogna bagnarlo in acqua e poi passarlo sotto le ascelle, oppure anche consigliato da utilizzare magari sulle piante dei piedi, sulle mani dove sudate molto, e in pratica bloccherebbe un po' la sudorazione. Adesso non so bene il procedimento, il processo per quale motivo l'allume di rocca abbia questo effetto. In ogni caso, anche qui ho sentito molti pareri discordanti su questa cosa, ma io mi trovo bene, non da utilizzare da solo, perché ovviamente non rilascia nessun profumo, semplicemente blocca un po' la sudorazione, aiuta in questo. Io preferisco invece avere anche
anche un profumo, soprattutto utilizzato sotto le ascelle proprio come deodorante vero e proprio, quindi lo abbino ad un altro deodorante. Uso prima questo e poi un deodorante profumato e mi trovo molto bene, dura praticamente tutto il giorno in questo modo, quindi vorrei provarlo in estate. L'ho preso che era già autunno, quindi non l'ho provato in estate e voglio vedere con una sudorazione proprio estiva come si comporta, ma per ora mi soddisfa tantissimo. L'ho trovato tra l'altro da Tigotà o Acqua e Sapone, non mi ricordo adesso, vabbè, uno di questi, ed è del brand Ecos, che ha tantissime cose anche tra l'altro in vetro, quindi plastic free, adoro. Fatemi sapere voi se l'avete provato, come vi siete trovati, se l'avete usato durante l'estate e se è così efficace anche quando si suda molto, quindi anche durante la stagione calda. Fatemi sapere come vi trovate voi. Andiamo avanti adesso con due telefilm che ho adorato assolutamente. Il primo è Il racconto dell'ancella, che è meraviglioso, è praticamente una delle cose più belle che ho visto ultimamente. Non vedo l'ora che esca la nuova stagione, perché tra l'altro l'ultima stagione è finita in modo con una suspense assurda e voglio assolutamente vedere come va avanti. Praticamente racconta la storia di un futuro distopico, non molto lontano dalla realtà, quindi non è molto fantascientifico, anzi è proprio questa cosa che dà un po' di inquietudine, perché è un futuro, una situazione distopica che potrebbe benissimo accadere nel mondo reale, in cui praticamente la società americana è un po' regredita ad una società un po' medievale, in cui le donne hanno perso qualsiasi tipo di diritto, praticamente non hanno alcuna libertà, non possono addirittura nemmeno leggere, non hanno nessun tipo di potere all'interno della società. E in più, in questa società distopica non nascono più bambini, quindi pochissime donne sono fertili, e a queste donne fertili appunto gli viene dato il ruolo di ancella. E le ancelle praticamente vengono assegnate alle famiglie potenti per poter partorire appunto per queste famiglie. Quindi a volte è anche molto crudo, quindi vi avverto, se siete molto sensibili a certi temi non guardatelo, ma fa riflettere molto, fa riflettere anche il fatto che magari in una società come la nostra, in cui certi diritti che noi donne abbiamo acquisito lottando tra l'altro, sembrano quasi ormai dati per scontati, quando in realtà possono essere portati via da un momento all'altro, quindi è molto importante anche rifletterci. È una serie TV che andrebbe vista. Un'altra serie TV che ho adorato, e anche questa tra le mie preferite, è The Crown, che racconta, se non lo sapete, le vicende della famiglia reale inglese. Sono tutte vicende abbastanza reali, ovviamente un po' romanzate per farci una serie TV, però molto molto simili alla realtà. Ci sono 4 stagioni e vanno praticamente dall'incoronazione della regina Elisabetta quando era molto giovane, credo che arrivino fino agli anni 2000, adesso devono ancora uscire altre 2 stagioni. Comunque l'ultima stagione, che è uscita da pochissimo, ha assolutamente come protagonista Lady Diana, che arriva appunto nella famiglia della corona inglese, e si vedono proprio le vicissitudini, quello che accade, è bellissimo. Anche dal punto di vista magari della politica, quello che è successo in Inghilterra in quegli anni, è molto interessante perché sono cose che non sapevo. Quindi è davvero molto interessante scoprire retroscena, anche perché io adoro la famiglia reale, è il mio guilty pleasure, sono sempre lì che vado a vedere tutte le notizie, le cose. E quindi sapere queste retroscena è molto interessante. È proprio una serie da guardare, fatta molto bene, recitata benissimo, è stupenda, ve la consiglio assolutamente. Andrei avanti con un libro che è questo, The Magic di Rhonda Byrne, che è la stessa autrice del libro The Secret. Il mio scorso video parla appunto del libro The Secret e della positività tossica, se ve lo siete persi andatelo a vedere, è molto interessante. Anche in questo libro ovviamente ci sono le classiche frasi alla The Secret che non condivido o potrebbero secondo me essere dannose, e vi spiego il perché nello scorso video, ma nonostante questo, se si tralasciano queste frasi un po' cliché da sviluppo personale, da legge di attrazione, è un libro molto bello ed è praticamente un percorso di 28 giorni incentrato sulla gratitudine. Sapete quanto è importante la gratitudine per me? Ho fatto un intero video anche su questo argomento, e in questo libro ogni giorno viene insegnata una tecnica di gratitudine diversa ed è proprio un modo per poter rafforzare la propria pratica, quindi anche per chi non ha assolutamente una pratica della gratitudine è un ottimo modo per averla. Quindi molto bello, soprattutto per un'appassionata sull'argomento come me, mi ha insegnato moltissime nuove tecniche e modi per incrementare la gratitudine nella propria vita, quindi magari se vi interessa un video specifico su questo libro, su alcune tecniche che ho imparato appunto in questo libro, fatemi sapere, mi piacerebbe un sacco fare un video dedicato. Andiamo avanti con un accessorio, è questo portafoglio. Il mio vecchio portafoglio era proprio caduto a pezzi, anche se lo amavo, quindi cercavo qualcosa di fatto bene, che fosse duraturo e che ovviamente fosse di questo formato. Io adoro il formato così e va benissimo anche per il Feng Shui.
casciue perché non si piegano le banconote, quindi in un portafoglio in teoria per attirare abbondanza le banconote non dovrebbero piegarsi, devono stare intere. Tra l'altro guardate com'è spazioso, ha un sacco di spazio, lo so che è grande, è un portafoglio grande obiettivamente, non sta in tutte le borse, soprattutto le borsette piccole, minimal, che piacciono a me, non ci sta dentro. E la cosa bella di questo portafoglio è che è fatto in sughero, so che non sembra, è bellissimo, secondo me sembra proprio una specie di pelle, invece è fatto in sughero. Il sughero è un materiale molto duraturo in realtà, anche se all'apparenza non sembra un materiale molto resistente. L'ho preso del brand Core, che spiegava esattamente proprio tutto il materiale, perché è resistente, perché può essere paragonabile ad una pelle, ma ovviamente essendo molto più sostenibile. Quindi volevo proprio un portafoglio che non fosse in pelle, che fosse sostenibile, ma che non fosse realizzato in plastica. Quindi questo sostituto della pelle è un materiale naturale assolutamente ottimo. Quindi se cercate anche voi un portafoglio, valutate di prenderlo in sughero. Magari se il colore naturale del sughero non vi piace, come a me non piace, quindi non volevo proprio un portafoglio color sughero, ma questo qui nero è proprio l'ideale per me. Quindi non sembra assolutamente in sughero, è fatto molto bene, lo adoro, bellissimo. Siamo quasi arrivati alla fine del video. L'ultima cosa tra le mie preferite del periodo è questa candela, che è una candela del mio brand Crystals Dream. Guardate quanto l'ho usata, è meravigliosa, la amo, è la mia preferita tra le tre candele disponibili nello shop, è la candela Love, con dentro cristalli di quarzo ialino e quarzo rosa. Ovviamente adesso non si vedono perché sono affondati nella cera, quando voi accendete queste candele di cristalli i cristalli affondano nella cera e quando saranno finite potete utilizzare e aggiungere la vostra collezione di cristalli, quindi è una cosa carinissima. Avevo visto molti brand che facevano queste candele, ho deciso di fare la mia versione. Ovviamente se mi seguite su Instagram, soprattutto sul mio profilo Instagram di Crystals Dream, e avete magari già acquistato dal mio shop, le avete già viste, quindi non è una novità, però è una delle mie cose preferite del periodo, l'ho accesa tantissimo in questo periodo. Poi il profumo è meraviglioso, sa di rosa e vaniglia, è ottimo. Adoro tutte le mie candele, però questa è la mia preferita in assoluto. Quindi secondo me è anche un regalo carino per Natale da fare, e come vi ho detto all'inizio del video, adesso sono anche scontate del 15%, quindi se volete provare una candela di cristalli anche voi, secondo me è carinissima, sia per voi che per regalarle. Quindi questo era tutto per il video di oggi, spero che sia stato utile. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi, e se vi è piaciuto il video mettete mi piace. Grazie mille per aver visto anche questo video e noi ci vediamo al prossimo, ciao!